Lunedì dovrebbe giungere una svolta al processo per i cosiddetti forconi che 4 anni fa scesero nelle vie delle piazze di Imperia dando vita a blocchi stradali e anche al fermo della linea ferroviaria all'epoca della stazione di Oneglia. In tribunale si dovrà infatti decidere in merito alla derubricazione del reato di blocco ferroviario in quello meno grave di interruzione di pubblico servizio. In questo caso per i responsabili finiti sotto inchiesta si apriranno le porte per il percorso della messa in prova. Per alcuni imputati però restano in piedi anche le accuse di resistenza pubblico ufficiale, violenza privata, minacce e manifestazione non autorizzata. Sotto inchiesta sono finiti normalissimi padri di famiglia, pensionati, professionisti e ultras di squadre di calcio. Molti di loro hanno optato per il rito abbreviato, ma il giudice è disposto di unire le decisioni in un'unica sentenza. Trenitalia si è costituita parte civile. Per molti manifestanti il PM ha chiesto l'archiviazione, ma ha trasmesso gli atti alla prefettura per poi essere multati. I cortei dei manifestanti erano andati avanti per 2 giorni, bloccati a macchia di leopardo le strade e la ferrovia di Imperia. Alla fine però tutto si era concluso senza che si giungesse a uno scontro con le forze dell'ordine schierate in massa. Presidente Natta, un ruolo importante per lei, sicuramente personalmente, ma un po' per tutto il ponente ligure, con questo ingresso come vicepresidente di ANCI, che significa anche aver unito comuni, perché ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni, in Liguria insieme alle province. Sì, in Liguria c'è stata la fusione ANCI-UPI un po' di tempo fa, è stata la prima regione italiana a mettere insieme le autonomie locali sotto appunto il cappello di ANCI. Ieri nell'assemblea congressuale che si è tenuta a Genova è stata presentata una lista unitaria da parte di tutti i sindaci per cercare di lavorare insieme per i comuni. Il risultato è la nomina del sindaco di Genova Bucci a presidente di ANCI, la nomina di 4 vicepresidenti, di cui 2 del ponente ligure, il sottoscritto e il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappoli. Questo credo che sia un dato positivo per il nostro territorio, perché chiaramente in un ufficio di presidenza dove la provincia di Imperia non era rappresentata nell'ultima tornata, oggi questa assemblea congressuale invece ci dà 2 posti importanti da un punto di vista, diciamo così, di rappresentanza ligure, e quindi credo che sia una buona cosa per il nostro territorio. A ciò si... Ecco, poi si aggiungono a questi anche ruoli importanti per il sindaco Michelis di Andora, per la consigliera Mezzera di Imperia, quindi un ponente comunque ben rappresentato. Assolutamente sì, il 3° vicepresidente dei 4 è anche il sindaco di Loano Pignocca, che quindi, pur essendo provincia di Savona, diciamo, è una rappresentanza di un territorio ponentino. Nel Collegio dei Revisori dei Conti vengono confermati Mauro De Micheli, sindaco di Andora, e la consigliera comunale di Imperia Gianfranca Mezzera, anche questo è un segnale positivo. Un'altra, diciamo, nota positiva è che questa integrazione ANCI-UPI ha visto un riconoscimento all'interno dell'ufficio di presidenza di un presidente di provincia, che poi sono io, ma era importante che comunque ci fosse un presidente di provincia all'interno di ANCI per poter nelle sedi nazionali di UPI sostenere le esigenze di questo ente di secondo livello, la provincia in generale, che in questo momento sta attraversando un momento difficile. Quindi... Ecco, molto in sintesi, cosa sarà il vostro compito, anche per far capire ai cittadini, insomma, che cosa vuol dire associazione dei comuni, unione delle province? E il nostro compito è quello di difendere i comuni. Noi siamo sindaci, a cominciare da me, prima di essere presidente di provincia, come credo sia noto, sono sindaco di un piccolo comune, il comune di Cesio. I piccoli comuni sono tanti nella nostra regione, sono quasi la metà degli oltre 230 comuni che compongono, diciamo, il territorio regionale ligure. E il nostro compito è quello di tutelare e difendere i comuni e le amministrazioni cercare di ottenere delle legislazioni sia regionali che nazionali che tutelino questi enti. Soprattutto, mi piace dirlo, oltre al discorso delle province che stanno vivendo una fase, come dicevo, molto delicata, se non drammatica per certi versi, quello di tutelare soprattutto i piccoli comuni, che sono stati bistrattati, diciamolo, in questi ultimi 10 anni, che oggi meritano, e qualche segnale è arrivato anche di recente dal governo, ma comunque meritano di essere tutelati, perché tutelare
tutelando i piccoli comuni, tuteliamo i cittadini, e questo è importante, e tuteliamo i cittadini che fanno una scelta di vita, quella di abitare ancora nel nostro entroterra, così tanto vessato anche dalle avversità atmosferiche, di recente, non solo di recente, che merita, ecco, chi fa questa scelta, chi decide ancora di preservare quel territorio, di essere tutelato, difeso e di avere dei servizi. Il ruolo dei piccoli comuni è questo, ANCI cercherà di aiutarli come ha sempre fatto e come crede di poter fare ancora in futuro. Una bella sfida, tra l'altro è una bella cosa anche. Genova ha tutte le caratteristiche per essere città dell'Europa dello sport, pensate solo al mare. Da noi si possono praticare gli sport acquatici, in altre città non si può. E quindi noi abbiamo una marcia in più. E questa è un'altra occasione per dimostrare che Genova ha una marcia in più. C'è poi una ricaduta anche economica sul fatto, sui fondi che saranno disponibili per una celebrazione del genere, che serviranno a tutti i nostri impianti e serviranno a modernizzare, a costruire cose importanti per la città. Quindi il sindaco è sicuramente da questa parte. Certamente ci saranno investimenti in città per preparare gli impianti. Ci saranno anche investimenti in città, pensate a Waterfront di Levante, dove ci sarà la possibilità di avere la concentrazione di tanti sport che sono sull'acqua. Ci sarà una porzione turistica anche, non indifferente, perché negli anni delle manifestazioni ci sarà molto turismo a Genova e avremo molte più persone in città, che è esattamente l'obiettivo su cui vogliamo andare. Un ringraziamento davvero di cuore va alla Fondazione, perché era un 26 agosto quando ci incontrammo qua per la prima pietra, come si dice, e alla presenza di Livio, che volle fare alla città questo grande regalo. Quindi a mio avviso un applauso alla figura di Livio Casertelli è dovuto, un applauso anche alla Fondazione, a tutto il CDA per il lavoro, che sappiamo che è stato tanto. Quindi grazie Armando per quello che avete fatto, grazie a tutti i professionisti che hanno collaborato con voi. Non c'era, a mio avviso, modo migliore di concludere questa settimana con la presentazione del porto a Monaco davanti ai più importanti armatori e brokers del settore, alla presenza del principe Alberto. La notizia della zona franca che si concretizza, e quest'oggi chiudiamo la settimana con l'apertura di questo parco, che è bellissimo. Intanto porto i saluti dell'amministrazione regionale, del presidente Giovanni Toti, dell'intera giunta e dell'intero consiglio, e poi volevo fare il mio personale ringraziamento per l'invito e il mio personale saluto. Come ricordava giustamente il sindaco, circa un anno fa, forse un po' più di un anno fa, c'è stata la posa della cosiddetta prima pietra. Oggi, a distanza, in un lasso di tempo, devo dire, amministrativamente parlando, molto corto, si realizza un sogno, un parco giochi bellissimo. Ho avuto modo di guardarlo, di ammirarlo adesso velocemente, ma devo dire che è veramente fantastico e anche grosso. Non sono ancora salito sui giochi, ma ho portato mio figlio, che salirà sui giochi e mi racconterà, perché quando ha saputo che venivo qua ieri ha voluto esserci. Questo è importante, credo che siano queste le aree importanti che riqualificano le città e anche i quartieri. Una giornata molto importante, perché inauguriamo un progetto nato e sviluppato dal nostro fondatore, da Livio Casertelli, a cui dobbiamo tutto questo. Un parco giochi innovativo, moderno, come potete vedere, quasi 1800 metri quadrati di estensione, inclusivo per tutti. Celebrata ieri la prima giornata regionale della Polizia Locale, il governatore Giovanni Toti ha consegnato le onorificenze per meriti speciali a 10 agenti delle Polizie Municipali di Imperia, Savona e Sanremo. In particolare, a ricevere l'onorificenza per meriti speciali sono stati 3 agenti della Polizia Municipale di Savona, in relazione a un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, 3 agenti della Polizia Municipale di Sanremo per un'attività di polizia giudiziaria legata al commercio abusivo di materiale contraffatto e 4 agenti della
della Polizia Municipale di Imperia che hanno salvato una persona con propositi suicidi. È la prima volta che attribuiamo ad agenti di polizia locale delle nostre città liguri delle onorificenze per azioni valorose fatte in corso di servizio, e io credo che le polizie locali ne compiano ben più di quanto se ne sappia e spesso li si riconoscano. Quindi credo che sia un buon momento per riconoscere il valore di tutti gli agenti di polizia locale che lavorano nelle nostre strade, credo che sia un bel momento per celebrare le nostre istituzioni di cui fanno parte a pieno titolo, un bel momento per premiare anche il valore delle singole persone che hanno dedicato una vita al servizio della cosa pubblica. Abbiamo deciso di istituire questa giornata per legge, quindi renderla una ritualità, io direi una bella ritualità della nostra Regione Liguria, una giornata in cui riconoscere anche il valore delle singole persone e attraverso il valore di quelle singole persone il ruolo che i loro corpi svolgono nella sicurezza di tutti noi. Il sistema poi integrato di sicurezza, che vede la sicurezza urbana riportata al centro anche delle azioni che vengono fatte per la serenità dei nostri cittadini, era importante sottolineare il ruolo della polizia locale. È la prima volta che vengono date le onorificenze per particolari episodi di valore, e quindi sono orgogliosa, insomma, che oggi si sia celebrata questa giornata. Tra l'altro è da tanti anni che la polizia locale sta aspettando una riforma a livello nazionale della legge che disciplina il loro ordinamento, e spero che, insomma, entro breve si possa arrivare all'approvazione di una legge che riconosce il loro ruolo e i loro diritti. Questa sera su Imperia TV alle ore 21 una nuova puntata di Becker on Tour con molte interessanti ricette tutte da scoprire.